Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge. Non ho mai visto questa challenge sul web, oppure mi sto sbagliando, ma mi sembra più di no che di sia. Cioè, oggi faremo insieme una 24 ore solo prodotti low carb. Questa idea è nata perché io stavo facendo un ordine su All Supplement e mi sono comunque imbattuta, sapete che sono prodotti neanche, nel mio periodo di definizione in cui mangiavo spesso, specialmente la pasta proteica della Feeling OK, super valida. E comunque nel vedere avevo visto che il cornetto non l'avevo mai provato, varie cose non le avevo mai provate, e allora ho detto, ma dato che mi trovo a fare un ordine e c'è la disponibilità di alcuni prodotti, altri non c'erano, tipo volevo prendere anche il plum cake, ma non c'era. Però fatemi sapere se vi può interessare anche con altri prodotti low carb, così faremo un secondo episodio. E così ho detto, no, ma dato che molte persone mi chiedono spesso, Giulia, hai provato questi prodotti? Io non vi riesco mai a dare una mia recensione perché ho provato i prodotti low carb, ma non tutti, specialmente perché i prodotti low carb sono molto particolari proprio a sapore, quindi bisogna, per dare una recensione, bisogna provarli al 100%, altrimenti è inutile rondarla. E quindi ho detto, ma dato che molte persone comunque interessano spesso questi prodotti, faccio una 24 ore con tanti prodottini particolari e così li proviamo insieme. E stamattina ho deciso di iniziare questa domenica mattina, perché bene sì, oggi è domenica, con questo cornetto della Feeling OK, che io non ho mai provato, ma già non l'ho riscaldato, quindi lo mangerò proprio così, io, neanche farcito, proprio per darvi la mia opinione più sincera. Vediamo, comunque raga è morbidissimo, vi voglio dire anche i valori. Allora, per 50 grammi, quindi per cornetto, ha 171 calorie, 10 grammi di grassi, 4 grammi di carboidrati, 0,50 grammi di zucchero, poi 7,50 grammi di fibre, 12,50 grammi di proteine, 0,53 grammi di sodio e ovviamente la mia tazza di latte e caffè che è esclusa dal gioco. Ma raga, io li amo questi cornetti. Allora, io ho provato pure quello della Ciao Carb, ve lo linko anche giù nell'info box, perché se state cercando non trovate questo ma trovate l'altro, alla confezione arancione, perché ce ne sono due. Anche di quello ho fatto il video assaggio, ve lo lascio giù nell'info box. Ma raga, ma la morbidezza, cioè dovete comunque considerare che è un cornetto low carb, ma fuori è morbidissimo, cioè guardate qua. Ma poi l'odore somiglia molto al cornetto Bauli. Una cosa, questi qua io non li preferisco riscaldati assoluti con, che ne so, la marmellata dentro oppure una crema spalmabile. No, io questi qua li preferisco sì farciti, ma mangiati così, perché non lo so, riscaldati non mi fanno impazzire, poi gusto personale, però li preferisco così io. Buono. La prima cosa che ho per me, io dico che è buono perché uno non deve sapere di cartone, perché c'è una versione, cioè si sfoglia proprio. Questo farcito dentro è un pochino più secco, ma a grandi linee. Se state in keto oppure state facendo una dieta low carb, prendeteli, perché questi cornettini può sembrare una stupidaggine, ma vi salveranno il vostro percorso, perché è quel prodottino diverso dal solito che vi sembra chissà cosa vi state mangiando, chissà quale prelibatezza vi state mangiando. E buono, bello anche di questo video, perché così la prossima volta non aspetto che ritorna disponibile quello dell'acciacapo, ma prenderò direttamente questi qua. E vi dico una cosa, a differenza di quello dell'acciacarbo, così vi faccio anche un po' le differenze, tra quello e questo io preferisco questo qui, per sapore, il sapore siamo quasi là, ma proprio per la sua morbidezza, raga, è morbido. L'altro era morbido, ma era sempre un po' più duretto, ma questo è spettacolare. Promosso! E quindi niente, noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo.
Eccoci qua con il pranzo. Allora, cioè, raga, questa sarebbe una proto pizza. Questa sarebbe una pizza. Cioè, non la chiamate proprio così, ma considerando sempre come prodotto low carb, ci sta. Comunque l'odore mi piace molto. Allora, questa qui più scura, gusto pomodoro. Vi dico anche i valori per 50 grammi. Ovviamente, ragazzi, riscaldatela in forno. Io ho il forno normale, senza l'involucro al torno, cioè la confezione che c'era tipo il pirottino. Per intenderci, allora io l'ho messa all'incirca 10-15 minuti in forno a 180 gradi, ma dopo i 10 minuti vi consiglio anche di spegnere il forno. Questo al pomodoro ha per 50 grammi 168 calorie, 9 grammi di grassi, 4,50 grammi di carboidrati, fibre 8,5, proteine 13 grammi e sale 0,75. Invece quest'altro qui è all'olio e i valori siamo su per giù là, 50 grammi 167 calorie, 9 grammi di grassi, 4 grammi di carboidrati, fibre 9, proteine 13 e sale 0,73. Quindi considerando che comunque sono prodotti low carb, ci sta, dai, passiamo questa cosa della pizza. Io assaggerei prima olio. Eccolo qua. Potevo anche farcirlo con sottiletta e olive verdi. Però non l'ho voluto fare perché io vi devo recensire in questo video il prodotto in sé. Quindi, poi con una cosa che io vedrete stasera, io per forza devo farcirla, ma quella è un'altra cosa. Però questa qui io ho voluto evitare proprio per dirvi la mia sincera opinione. Devo dire la verità che non è male. Già che non si sente di cartone, ok. È molto morbida però. È morbida, ma allo stesso momento è croccante fuori. Però questa è da mangiare a casa, non potete portarla in giro perché comunque non potete aprirla e mangiarvela così perché è molto dura. Quindi io vi consiglio sempre di usarla in casa, la farcite, ci mettete all'interno quello che volete, però non a mangiarla così. Cioè vi consiglio sempre di farcirla oppure se la volete mangiare così riscaldata, altrimenti non è buona sicuramente. Per essere un prodotto low carb è promosso e non sa di cartone. Tra i due, quello che profuma di più è pomodoro, ovviamente. Quindi assaggiamo pomodoro, anche questo solita cosa. Fuori, a parte che è ancora caldo, è bello croccantino e dentro è morbido. Infatti, all'interno c'è tipo, come si chiama? Dentro ci sono proprio pezzi di origano. Lo sapete a primo impatto cosa mi sembra? Le salatine, quelle là, i pavesi, gusto pomodoro e formaggio. Non so perché, ma proprio mi sembra di mangiare proprio quelli. Cioè, almeno l'odore mi sembra di sentire proprio quelli. Questo è buono proprio. Allora, tra i due, se vi piacciono comunque questi gusti un po' pomodoro, eccetera, io ve lo straconsiglio di buono. Questo è super promosso. L'altro è molto naturale, cioè molto leggero come sapore, però anche lui è molto buono. Quindi per me sono strapromossi entrambi, perché comunque dobbiamo anche considerare il prodotto che stiamo andando a mangiare. Di sicuro non mi potete chiamare proto pizza perché vabbè, però è buono. Il bello di questi prodotti è che io, quando li ho acquistati sembrano veramente pietre, infatti pure questi erano morbidi ma non tanto, però quando li riscaldate si ammorbidiscono in una maniera incredibile, tranne ovviamente il cornetto di stamattina che quello era super morbido. La cosa che mi piace pure di questi prodotti in generale, mi è ancora capitato di sentire anche solo l'odore o il retrogusto di alcol, assolutamente no. Devo dire la verità che fino ad adesso sta andando tutto bene, ma penso che anche la merenda. Comunque il mio pranzo è andato e noi ci vediamo dopo con la merenda. Eccoci qua con la merenda. Da come avete visto, per merenda ho scelto questi biscotti. Peccato che non sono gusto limone, perché sapete che io
Amo i biscotti di questo marchio gusto limone, però vabbè. E al cacao li chiamano delizie. Sono tipo dei bottoncini. Questo per 50 grammi ha 9 grammi di grassi, 4 grammi di carboidrati, polioli 5 grammi, fibre 9 grammi, proteine 15, sale 0,06. Quindi assaggiamo. Oddio, raga. Oh mio Dio. Stesso odore della parte al cacao degli abbracci, raga, ve lo giuro, stesso identico odore. No, vabbè. No, vabbè, raga. Questi pure, se non state comunque in low carb, ma questi li dovete prendere. Oh, vabbè. Morbidissimi, friabili allo stesso momento. Ragazzi, sono buonissimi, ve lo giuro. Sia l'odore che il sapore sembra la parte del cacao degli abbracci. No, vabbè. Vabbè, di questi scorta. Dalla mattina mi scoccio di prepararmi la colazione. Di solito, sempre la domenica mattina. Oppure in questo periodo sì che sto in massa, però spesso con le challenge mi capita di arrivare a 3000 calorie, quindi di superare il mio fabbisogno giornaliero. Mo, lasciamo sta che mi alleno, eccetera. Però mi capita di superare, quindi arrivo la domenica che io non ho voglia di niente, a volte ci sta la domenica, comunque mi concedo sempre il pasto libero insieme alla mia famiglia, cioè mangio come mangiano loro. Ovviamente faccio sempre un po' più attenzione anche in questo periodo che sto in massa, perché comunque non è che sto seguendo alla lettera i miei macros, calorie, eccetera. Vabbè, si sa, no? Si fanno delle scelte, quindi a volte questi prodottini mi salvano anche se sto in massa e non facessi challenge, eccetera. Però so che la domenica vado a mangiare un po' di un po' in più. Mi voglio concedere un pasto libero tranquillo e quindi questi salvano perché hanno pochi carboidrati. Prendete comunque una bella quota di proteine e poi sono buonissimi. Ovviamente me li finisco tutti, tanto pensate che arriveremo sulle 1200 calorie, quindi per dirvi. E anche questa merenda super buona è andata. Nel prossimo ordine farò una mega scorta, cioè immaginatevi al limone, mamma mia che buoni. Oppure tipo anche a vaniglia, che voi li mangiate insieme e fate tipo il biscotto, gli abbracci della Mulino Bianco, cioè io adoro. E quindi niente, noi ci vediamo dopo con il penultimo pasto di questa challenge, che sarebbe la cena. Eccoci qua con la cena, da come avete visto, cioè le ho fatte fa proprio a biscotto, eppure non sono state molto, ma si sono bruciate. Comunque qua vi lascio i valori perché non trovo più la carta, ho fatto tutto velocemente e non so dove l'ho messa, quindi vi lascio i valori ovviamente della pedina singola. È 50 grammi ciascuna, solo che non volute fare due perché ho detto no, meglio che le faccio, perché dopo un po' stando aperte mi è capitato con quelle della low carb, pure una giornata non sono tanto buone. Allora, l'odore rispetto a quello della low carb sono sicuramente più buono, cioè l'odore è molto più buono rispetto a quello della low carb. Quello della low carb sapeva troppo di chiuso. Farcita ovviamente questa con prosciutto crudo e rucola, vediamo un po'. Sembra di mangiare un salatino, ve lo giuro. Però vi posso dire che è un prodotto piacevole da mangiare. Vi consiglio di farlo stare di meno, non fate come me. Però ragazzi, io ho fiamma bassa, si è fatta comunque così. Però vi dico una cosa, ovvero quella dell'acciacarbo rimaneva molto più morbida, però era gommosa. Questa invece no, è molto più biscottosa, sa proprio di salatino. Ottimo. Di sicuro è un prodotto che riuscite a mangiare. Di sicuro non è la cosa più buona di questo mondo, però
essere un prodotto low carb è super promosso. Questa challenge male non mi è andata. Poi ve lo sapete, a me quando i prodotti non piacciono mi si legge in faccia e non li riesco neanche a finire di mangiare quando i prodotti non mi piacciono. Ma in questo caso devo dire che la maggior parte sono stati quasi tutti i prodotti della Feeling OK, che sapete che è un marchio per quanto riguarda prodotti low carb, mi fa impazzire, cioè troppo buono. Però devo dire che anche lì Proto Pizza erano molto buone, di sicuro le ho finite e le ho mangiate. Questa secondo me è pure quella sottiletta, spaccava di brutto. Noi ci vediamo direttamente domani mattina con l'ultimo passo di questa challenge. Buongiorno, eccoci qua con l'ultimo passo di questa challenge. Allora, oggi andiamo a provare insieme questo muffin. All'inizio era super duro, l'ho riscaldato e un pochino si è ammorbidito, però l'odore mi piace tantissimo. Sembra proprio, non lo so, all'inizio quando l'ho aperto ho avuto la sensazione di vaniglia e del plum cake della Mulino Bianco. Poi una volta cotto si è un po' perso questo odore, però dopo andiamo a vedere il sapore. Vi dico un attimo i valori per 50 grammi. Allora, per 50 grammi ha 180 calorie, 11 grammi di grassi, 4 di carbo, 0,5 grammi di zuccheri, 8,50 grammi di fibre, 12 di proteine e 0,68 grammi di sale. Allora, pensate, questo qui è piccolissimo perché comunque 50 grammi sembra un funghetto, però pensate se lo tagliate, ci mettete all'interno, non lo so, un po' di burro d'arachidi e poi sopra ci mettete la crema della Fit Porno e questo cheesecake alla fragola con sopra frutti di bosco. Secondo me è piccolino ma viene proprio bello, proprio molto instagrammabile, però è morbido rispetto... Sì, raga, è molto morbido. Prima quando l'ho aperto dalla confezione era proprio duro, invece morbido. Sembra il cornetto di ieri, solo che è un po' più corposo. Tra i due penso che a pelle preferisco di più il cornetto, perché è ancora più morbido, sottile e buono. Però devo dire che questo non è male, secondo me farcito è ancora più buono. Ovviamente io giù nell'info box vi metto tutti i link ai prodotti se siete interessati. Questo marchio è super promosso, io lo amo. Super buona, con pochissime calorie, pochi grassi, tante proteine in base al prodotto. Ci voleva perché pensate che io verso le 11 dovrò registrarvi una bomba di challenge, quindi che sarà sempre una 24 ore, ma no spoiler. Quindi adoro, adoro, adoro. Invece io spero che anche questa challenge vi sia piaciuta, fatemelo sapere e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!